Non appena saranno terminati gli interventi di messa in sicurezza della zona interessata dalla presenza di un ordigno bellico ritrovato durante le operazioni di pulizia di un tratto del fiume Sarno, riprenderanno i lavori di dragaggio e manutenzione straordinari nelle zone del rio Santa Marina, rio Foce e rio Palazzo, affluenti del fiume Sarno. Genio Civile e Consorzio di Bonifica, oltre alla ditta incaricata, potranno quindi rimettersi all'opera dopo aver già ottenuto in soli 3 giorni un brillante risultato, il livello del corso d'acqua che è sceso di circa 0,5 metro. All'ordinanza di somma urgenza per i lavori emessa dal sindaco di Sarno Canfora aveva comunque fatto seguito la diffida nel continuare gli stessi da parte dei vertici dell'ente parco Fiume Sarno, che voleva vederci chiaro e meglio rispetto agli interventi da effettuare. Il presidente dell'ente, Massimiliano Mercede, era infatti in ferie nei giorni in cui venivano iniziati i lavori e a lui nulla era stato comunicato rispetto alle operazioni da effettuare. Con la riunione di ieri mattina negli uffici del Genio Civile, la situazione è stata risolta. Le attività di dragaggio e pulizia riprenderanno a breve, ma Mercede ha voluto chiarire il motivo della presentazione della diffida col successivo blocco dei lavori. Io intanto ero fuori, quindi non sapevo nulla di questi lavori, abbiamo avuto delle segnalazioni da parte di cittadini, c'è stato anche un esposto in procura da parte di un cittadino, pertanto ho in un certo senso chiesto la sospensione momentanea di questi lavori per poter capire cosa stava avvenendo. Però io vorrei ricordare che lì ci troviamo in un'area sottoposta ad un regime di tutela, quindi tutta una serie di vincoli ambientali che sono stati emanati dalla Regione Campania. A me hanno dato il compito di dover far rispettare, diciamo, questi vincoli. Quindi io sto semplicemente facendo quello che è il mio lavoro, cioè il lavoro di un presidente di un ente parco. Ecco, ci sono delle norme di salvaguardia da rispettare, tant'è vero ci troviamo in una zona particolarmente vincolata perché è area di riserva integrale dell'ente parco del fiume Sarno e questo è importante che tutti, diciamo, lo sappiano, anche perché oramai ultimamente sono, diciamo, attaccato sia sui social che anche sui media in quanto il parco non ha autorizzato il taglio dell'erba nel fiume. Invece io volevo smentire ciò. Il parco ha dato ben 5 nulla osta affinché si facessero i lavori di manutenzione ordinaria, soprattutto su quel tratto delle sorgenti, interventi che a mio avviso, date ovviamente queste autorizzazioni con le dovute prescrizioni, perché come ho detto non erano stati fatti poi questi lavori, diciamo, o sono stati fatti male o sono stati fatti interventi a macchia di leopardo, soprattutto nella zona, diciamo, interessata proprio dagli allagamenti a Rio Santa Marina. Io più volte ho fatto dei sopralluoghi insieme anche ai tecnici della commissione scientifica del parco e al dottore Minolidi, responsabile tecnico, e abbiamo potuto constatare che questi lavori non erano stati fatti. Adesso mi risulta che l'erba, dopo tanti mesi, è stata tagliata la settimana scorsa e quindi attraverso questo taglio, ovviamente anche con l'inizio di questi lavori di dragaggio, si è abbassato notevolmente il livello del fiume. Quindi in conclusione vorrei dire, io essenzialmente sono contrario ai lavori di somma urgenza, per me non bisogna arrivare, no, al punto che il sindaco di una città debba emettere un'ordinanza di somma urgenza per la pubblica incolumità dei cittadini, ovviamente ci si è arrivati, quindi noi come ente parco, no, siamo d'accordo affinché i cittadini vengano tutelati, quindi prima viene il bene del cittadino, poi la tutela dell'ambiente, è ovvio, però come ente parco avevamo chiesto la sospensione perché volevamo dei chiarimenti in merito ai lavori, tant'è vero che il Genio Civile nell'ultima riunione che c'è stata ieri, no, ci ha consegnato anche le caratterizzazioni dei sedimi, eccetera, quindi sono a norma di legge secondo le analisi.